Sì. Vlad da Kazakistan domanda: cosa bisogna aggiungere per iniziare la tappa della costruzione del parsuf spirituale? Rav, soltanto l'unione nella decina, questo è il nostro parsuf, solo unione nella decina. E basta. Ogni giorno, essere alla lezione del mattino. Proprio ogni giorno impegnarsi, aspirare verso l'unione fra di noi, nella connessione fra di noi, finché non si scoprirà come struttura corretta. Voi inizierete, e questo è molto interessante come si rivela ancora di più le emozioni, che è più chiaro a noi, più comprensibile come noi siamo uniti, in che forma, quali rapporti noi siamo connessi. Ognuno ha queste cose che ha il suo strato di rivelazione nella decina all'uomo. E da questo noi iniziamo ad aspirare, di conseguire. E allora noi ci avviciniamo al Talmud di Sefirot. E allora noi iniziamo a vedere cos'è questa sfera, questa, quest'altra, Rosh Toch Sof. Qual è la differenza tra uno e l'altro? Netzach Yehod, per esempio. Vediamo così. Che vuol dire questo? Lui neanche lo può spiegare. Scrivere sì, può, qua, là, però sono delle cose talmente basilari che si conseguono soltanto dalle azioni.